Bentrovati amici telespettatori, siamo ad un nuovo appuntamento di Culturalmente Parlando. Oggi ospito un caro amico, Francesco Vignis, napoletano di nascita, ma ormai potremmo dire cittadino onorario anche di Crotone, perché da 16 anni più o meno tu già vivi nella nostra città. Culturalmente Parlando è dedicato alla poesia e in questo caso proprio alle poesie scritte da Francesco a voce da coscienza, poesie in dialetto napoletano. Ecco, io che conosco che cosa significa il napoletano e soprattutto quello che è il sentimento dei napoletani quando si tratta di trattare argomenti, no? C'è sempre l'anima che partecipa, non è soltanto uno scrivere una poesia o quantomeno recitarla, c'è sempre una parte del napoletano o della napoletana che si inserisce in questi libri, in queste raccolte. Allora, perché a voce da coscienza? Innanzitutto grazie dell'invito, Giussi, e un saluto ai tuoi telespettatori. Torno con piacere a RT, che è l'emittente che seguivo anche da quando non ero ancora crotonese, come hai detto tu, insomma, quando ero ospite della città prima di trasferirmi definitivamente. No, io credo che prendendo spunto da quello che tu dicevi, insomma, io apro questa raccolta che ho definito Piccoli pensieri, insomma, con una frase di Totò che dice: io non sono un poeta ma sono napoletano, perché sostanzialmente è così, insomma, credo che lo spirito partenopeo in qualche modo sia inviti, diciamo, alla poesia, in qualche caso anche alla teatralità, insomma, in qualche caso anche alla sceneggiata, voglio dire, ecco, non è che dobbiamo diciamo definirci assolutamente poeti, però credo che poi la poesia sia un elemento universale, cioè al di là dell'aspetto della provenienza d'origine, io credo che ciascuno di noi, anche nei gesti quotidiani, al di là di come poi si riesce a poi metterli in scrittura o in poesia, ma anche, ripeto, anche nel proprio vivere quotidiano si può essere poeti. L'importante è cercare in se stessi questa vocazione, questa voglia, insomma, in qualche modo di donare agli altri attraverso la parola, per chi fa questo lavoro, o attraverso la propria attività quotidiana per chi si occupa di altro. Dobbiamo dire che sono i sentimenti dell'anima, no? Quelli che ci aiutano anche ad essere molto profondi nell'andare alla ricerca anche, non so, della bellezza che noi troviamo intorno, no? Quegli argomenti che in altri momenti non vengono presi in considerazione. Poi in una terra come la nostra, dove siamo più abituati a lamentarci e quindi a vivere quasi con diffidenza la nostra quotidianità, non dico con rabbia, dico con diffidenza, è chiaro che dare spazio ai sentimenti significa tirare fuori quella parte di te, di chi scrive, che ha voglia di comunicare e di trasferire sugli altri appunto questi sentimenti, queste belle parole. Sì, è così, Giussi. In realtà noi siamo principalmente attratti dalla bruttezza. Cioè la bruttezza è la cosa che ci colpisce di più. Ed è difficile, insomma, invece focalizzare l'attenzione sulla bellezza. E ce ne sono di esempi che si possono fare di bellezza, dai luoghi alle persone, insomma. Io mi permetto di dire che questa raccolta è vero che è scritta nella mia lingua madre, la lingua di origine, insomma, però io non ho scritto un verso a Napoli, li ho tutti scritti qua, cioè in realtà l'ispirazione a voler raccogliere questi pensieri è venuta frequentando la città, soprattutto frequentando le persone, perché io, come sai, insomma, mi occupo di comunicazione, però se devo fare un esempio ciclistico, io mi sono sempre definito un passista della parola, mai uno scalatore, perché io considero i poeti scalatori, quelli che si
cimentano con le rime, sono quelle che scalano le montagne. Però poi alla fine ho pensato che in realtà scrivere una poesia, più che cercare di voler inseguire una rima, era quello che dicevi tu, insomma, cercare di mettere fuori le proprie emozioni, le proprie sensazioni. E tra l'altro, ti ripeto, io non avrei mai scritto questa raccolta, non ci avrei mai pensato se non avessi conosciuto le persone, se non avessi conosciuto le persone di questa città, artisti, poeti, scrittori, ma anche le persone, i ragazzi delle scuole, gli amici giornalisti, le persone con le quali mi rapporto per ragioni istituzionali, o anche le persone che incontro per strada. Cioè io in qualche modo debbo a loro questa raccolta, perché altrimenti veramente probabilmente non ci avrei mai pensato. Certo, e poi quando hai il contatto diretto con le persone è lì che poi emerge la conoscenza della persona e quello che vuoi far emergere, perché tante volte ti trovi di fronte alle persone che non conosci, ma a pelle riesci a cogliere in quella persona quei valori, quei sentimenti, quei pensieri che possono in qualche modo essere accolti anche da noi. A voce da coscienza, perché la tua coscienza che cosa vuole raccontare? Ma vedi, io credo che questo è il titolo, insomma, e tra l'altro poi anche la copertina richiamano, diciamo, come ti dicevo prima, la mia terra d'origine. Però in realtà, diciamo, è comunque ascoltare la propria coscienza, credo che sia un dovere morale che noi abbiamo. Io credo che probabilmente noi viviamo principalmente una vita interna, che è quella, diciamo, veramente reale, cioè i nostri pensieri sono la nostra vita reale. La difficoltà è quello molto spesso di esternare questi pensieri verso l'esterno, siamo sempre mediati da qualcosa, però in realtà sentire la propria coscienza credo che ci aiuti sicuramente ad essere migliori noi stessi, ma anche a migliorare il rapporto con gli altri. E ascoltare la coscienza credo che sia fondamentale, perché è chiaro che la coscienza ci parla sempre, nel bene e nel male, ci guida comunque, e se noi riusciamo ad ascoltarla, in qualche modo, ripeto, possiamo essere sicuramente soggetti a migliorarci ogni giorno rispetto anche alle cose che facciamo nel quotidiano. Guarda, io ho letto dei libri sugli Aztechi tantissimo tempo fa e una frase mi è rimasta e quando mi ritrovo accanto a una persona con la sensibilità come hai tu, la ripeto perché è fondamentale. Gli Aztechi dicevano che il vero cervello è il cuore, mentre la mente è il principe è un principe che, come devo dirti, che ti invita alla malizia, ecco, piuttosto che a cogliere il significato della vita. Ma è così, se noi da cristiani parliamo dello Spirito Santo, parliamo di questa presenza che ci aiuta a conoscere meglio noi stessi e a conoscere gli Certo. altri. Allora, pensando al tuo lavoro, ecco, tu sei diciamo, il portavoce del sindaco Voce, e nello stesso tempo sei stato addetto stampa per tanto tempo all'interno del comune, insomma, ti tratti costantemente i problemi della città e a te il compito poi di dare ai cittadini, attraverso gli articoli, il messaggio su quello che si fa e soprattutto invitarli ad avere una riflessione più tranquilla nei confronti di chi ci amministra, no? È un lavoro sicuramente questo che non tocca, che non coinvolge l'anima, coinvolge la mente. Però voglio dire, ecco, se da questo punto di vista tu ti impegni a fare il tuo lavoro in maniera molto professionale, ecco che hai tirato fuori l'altra parte di te. Beh, ti ringrazio veramente di questa domanda, perché in realtà io credo che nessuno può essere asettico nel momento in cui fa un determinato lavoro. Credo che la tua esperienza, insomma, in questo campo è enorme, insomma. Conosci questa città probabilmente meglio di ogni altro, proprio perché l'hai raccontata e io l'ho imparata anche ascoltandoti. È chiaro che nel momento in cui tu parli con i cittadini devi soprattutto tener conto delle cose che dici e dell'effetto che hanno nei confronti di queste persone. Guarda, io quando incontro i ragazzi della scuola, ne ho incontrati tantissimi, gli chiedo sempre di darmi un aggettivo per la comunicazione e loro mi dicono i più svariati: deve essere chiara, deve essere lineare, deve essere bella. Una volta
una ragazza mi disse deve essere giocosa, che mi è piaciuto molto. Io però gli dico l'aggettivo fondamentale per la comunicazione è essere utile. Cioè nel momento in cui tu stai mandando un messaggio, stai informando delle persone di cose che non sanno oppure provi a chiarirgliele meglio. E credo che il ruolo sia quello, ma è il ruolo sostanzialmente che fanno tutti gli operatori della comunicazione, insomma, cercare di informare e cercare di essere utili a chi non conosce o a chi vuole approfondire o a chi vuole in qualche modo realmente partecipare alla vita cittadina. Quante poesie ci sono in questo libro? Ce ne sono 60. In realtà tutto è nato per gioco, Giuse. Io in realtà, come tu dicevi, io ho scritto sempre qui a Crotone e anche quando ero a Napoli ho scritto per altri, raramente per me stesso. Capita però, grazie ai social, grazie a Facebook, che la sera per cercare un pochettino anche di in qualche modo calmare un po' la tensione della giornata, eccetera, che buttavi giù qualche cosina. Ora io penso in napoletano, qualche volta penso anche quando lavoro in napoletano, quindi mi scappa a volte anche, mi perdonerete, però ormai vi siete abituati, insomma, che qualche volta mi può scappare qualche parola in napoletano. E ho cominciato a scrivere qualche cosa su Facebook, eccetera. Poi due care persone, soprattutto la professoressa De Plano, che è una poetessa che non mi stancherò mai di ringraziare, mi ha detto: ma tu perché queste poesie non le raccogli? Prova a pubblicarle. Io, era proprio una cosa lontano dalla mia proprio immaginazione, e poi invece grazie a questo stalkeraggio che mi ha fatto la professoressa De Plano, e approfitto anche per ringraziare la professoressa Piperissa che invece ha scritto la prefazione, e ho trovato insomma in qualche modo il coraggio di mettere insieme queste poesie che avevo, diciamo, scrivevo su Facebook, le ho mandate all'editore, gli sono piaciute e me le ha pubblicate. Qual è la casa editrice? La casa editrice Edizioni Progetto Cultura. È una casa editrice di Roma, tra l'altro il libro insomma, per quello che mi dicono sta andando bene, perché la vendita è online, poi ovviamente si può trovare anche qui in città, a Crotone, in libreria, però a me più, ti ripeto, mi ha sorpreso innanzitutto il fatto che me l'abbia voluto pubblicare, insomma. Beh, questo è importante, perché quando ci crede l'editore vuol dire che la strada che tu hai indicato è una strada che porta anche il loro interesse, insomma, no? Ma sì. Non dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale vero e proprio. Infatti proprio questo ho apprezzato, insomma, il fatto che lui mi abbia scritto e mi abbia detto che le poesie gli erano piaciute, il fatto che il libro, insomma, si stia vendendo anche online, con questi nuovi meccanismi, insomma, è sempre bello, diciamo, andare in libreria e prenderlo, ma si può anche acquistare online. Però a me quello che interessa soprattutto è che venga letto, insomma. Certo. I libri in generale, al di là della mia raccolta di poesie, i libri vengono messi sul mercato non per fare i sostegni sotto i televisori quando i tavolini traballano, vengono messi sul mercato per essere letti e per arricchire, insomma, di conoscenza. Certo, e ne abbiamo tanto bisogno. Poi in questo periodo di pandemia dobbiamo dire che ancora di più la scelta della lettura è diventata fondamentale, quindi o la poesia o il romanzo, insomma qualcosa che ti distoglie l'attenzione da quei dati che ti fanno in qualche modo sempre un po' impaurire, no? Certo, è chiaro che noi dovremmo trovare sempre il tempo di leggere. Io di leggere, quindi leggere anche i quotidiani, i giornali, seguire i telegiornali, seguire l'informazione, perché è chiaro, noi siamo questa nostra generazione, soprattutto la generazione che ci ha seguito, adesso è figlia dei social, insomma, in qualche modo si informa o attraverso i social oppure legge veramente poco, e invece è fondamentale un ritorno probabilmente alla lettura cartacea, a seguire l'informazione, quella, diciamo, dove le fonti sono ufficiali. Insomma, è un invito che mi sento di fare, perché è fondamentale avere un'informazione il più possibile completa, vedere le cose, come diceva Guareschi, da destra e da sinistra, non dal punto di vista politico, dal punto di vista di varie opinioni, per farsene una personale. Il peso delle parole qual è? Il peso delle parole.
Beh, le parole pesano, Giussi. E come? Le parole pesano e tra l'altro io le devo filtrare, soprattutto e tu mi insegni, insomma, per il lavoro che facciamo, le parole hanno un peso determinante, soprattutto nel momento in cui sono lanciate verso gli altri. Se tu le lanci come pietre, feriscono. Se tu le lanci al centro di un laghetto, il primo cerchio allargherà i vari cerchi, significa che in quel momento hai fatto centro e a mano si può arrivare a più persone cercando di dare il giusto messaggio, la giusta informazione, la giusta E comunicazione. me la fai sentire questa poesia, il peso delle parole? Certo, volentieri. Allora, tu poi se parli in napoletano mi ricordi mio padre, quindi un napoletano. No, vabbè, che adesso il napoletano di oggi, Giussi, è molto italianizzato, Sì, no, insomma. ma la cosa bella lo sai qual è? È che io facevo questo, stavo pensando a te, pensavo a questo, che tu sei venuto in questa città e sei rimasto innamorato di questa città. Sei qui perché hai deciso di rimanere qui, in questa nostra terra. Sì, in realtà è così. Io quando sono venuto la prima volta a Crotone, 16, sono venuto 20 anni fa, però insomma ci vivo da 16 anni, quando ho deciso di trasferirmi, è chiaro che c'era un impatto iniziale che in qualche modo, insomma, lasciando la città di Napoli. Però in realtà io più che legarmi ai luoghi, che sono sicuramente splendidi, perché questa è una città bellissima, è inutile che ci giriamo intorno, è una bellissima città. Io mi sono legato soprattutto alle persone, cioè la città me la sono fatta spiegare dalle persone, Certo. cercando di capirne le potenzialità e anche le difficoltà. E quindi, diciamo, in questo momento veramente sono legato a questa mia seconda nuova Certo, città. ti sei entrato proprio nel cuore di questa città per capire anche, e questo ti mette nelle condizioni anche per il tuo lavoro di poter avere un'idea che è un'idea libera, no? Non è un'idea di quelle condizionate. E quindi quello che tu scrivi lo scrivi perché conosci questa città, perché sai come si vive in questa città e soprattutto perché il tuo intento è quello di fare spesso e volentieri anche da collante. Certo, è chiaro che le persone, innanzitutto noi dovremmo provare ad ascoltare di più le persone piuttosto che a parlargli addosso. Molto spesso noi parliamo o facciamo delle domande e non attendiamo nemmeno le risposte. Invece è fondamentale ascoltare le persone perché ascoltando le persone, dialogando con le persone, si riesce anche a risolvere i problemi, altrimenti se in qualche modo si fa muro contro muro si acuiscono. Appunto. E noi di questo, di tutto abbiamo bisogno fuorché acuire, diciamo, le difficoltà, acuire il distacco. Questa è una città che, ma come tutte le città, hanno bisogno di unione e questa è una cosa fondamentale. Va bene, ti leggo il Sì, peso delle il parole. peso delle parole. Quando sue parole cagge ditta, e ancora è chiuso che le cagge scritta, si sono servite che se non lo sacce, ma c'agge mi suo cuore ogni momento, c'agge creduto sempre in te parola, ca so scorruto lungo che sta vita, pesannolo una a una, portando pese senza fa fatica, perché sono stata vera e mai di mia, e sempre appartenuto un mondo attorno. Soltanto è parola cagge ritta, ma soltanto uno non si è mai sentita, nemmeno in dei momenti mi più nera, che a me sa strada mi ha già trovato, non ha già detto mai, ma che peccato. È un bel messaggio anche questo, eh? Beh, io credo che c'era una canzone francese che diceva Je ne regrette rien, io non rimpiango nulla. Noi non possiamo vivere, possiamo vivere sicuramente di ricordi, non dobbiamo mai vivere di rimpianti. I ricordi, la memoria serve anche a costruire il tempo presente e il tempo futuro. Mai dire che peccato. Le esperienze della vita ci portano comunque, diciamo, a delle valutazioni che possono essere positive o negative, però non dovremmo mai dire se avessi fatto così, ma se mi fossi comportato in un modo, però poteva andare così. È andata, perché chiaramente in alcune cose c'è anche una nostra parte di responsabilità. E questo mi ricorda quello che ha detto il nostro padre arcivescovo Monsignor Panzetta nella sua riflessione della terza domenica d'Avvento, no? Dove diceva appunto che noi dobbiamo scegliere e cogliere in quello che avviene il bene.
Quindi anche se abbiamo un problema, non dobbiamo cogliere il lato negativo, ma dobbiamo cogliere l'aspetto positivo. Qualcosa ci insegna quella delusione, quel momento di difficoltà che si può vivere. Quindi lui dice che è la gioia nel cuore che ti permette di guardare con un occhio diverso quello che succede. E in realtà è quello che stai dicendo anche tu. Sì, è così. Chiaramente noi non possiamo mai, noi addebitiamo molto spesso i nostri problemi agli altri, addebitiamo le nostre difficoltà agli altri. In qualche modo guardiamo sempre a un destino cinico e baro che in qualche modo si accanisce presso di noi. Ecco, se noi richiamassimo ogni tanto la voce della nostra coscienza, noi e soprattutto incominciassimo ad ammettere i nostri limiti, perché non c'è nulla di male, Giuse, nell'ammettere i propri limiti. Nessuno è, come si dice, è nato imparato. E quindi se noi riusciamo in qualche modo ad apprezzare anche i nostri limiti, in qualche modo possiamo addirittura essere ancora più partecipi della collettività, ma anche, ti ripeto, anche nel nostro personale possiamo sicuramente guardare alla nostra giornata, alla nostra vita con maggiore fiducia e con maggiore speranza. Il rispetto che cos'è? Il rispetto, credo, Giuse, sia uno... Io sono, come te, credo, innamorato delle parole. E quindi voglio dire, ci sono alcune parole, insomma, per le quali credo che valga la pena, vivere. Certo. Alcune parole che sono fondamentali. Io, per esempio, una delle parole più belle che considero probabilmente che debbano appartenere a un patrimonio personale è grazie. Oggi... la diamo quasi per scontato, non ringrazia più nessuno, sono le parole che, grazie è una parola che sorprende, invece è una parola che ha tanti contenuti. E il rispetto è la stessa cosa, il rispetto innanzitutto anche per se stessi, perché innanzitutto noi dobbiamo anche pensare al nostro benessere, è chiaro, non dobbiamo pensare ad essere, in qualche modo a sminuirci, ma allo stesso tempo il rispetto è anche rispettare l'altro, in qualche modo confrontarci con gli altri, ripeto, ammettendo dove finisce la nostra libertà, si dice, comincia la libertà degli altri. Del e quindi questo è una forma fondamentale, insomma. Fammi sentire questa poesia. Va bene. La troviamo subito. Vuoi sapere la pagina 34? 34. io con i numeri non... Non sono per te i numeri. Bene, c'è stanno certe che perdono tempo a mettere insieme parola a una, magari per se sentire qualcuna, ma scave e poi non sono nessuno. Idee e parola già sempre rispetta, che a certi voti mi fanno paura, e non l'uso solo per dispetta, né contro munna né per attaccare un muro. E parole sono belle assai, solo si servono all'ate per sapere. Dante ci mettette insieme verso e verso, facendo cose giù in una cattedrale. E c'ha la strada dritta che parola si costruisce e non si abbatte mai. E parola stanno a disposizione, ciò giusto può servizzare in persona. Che a sta servizio non vuol dire si servo. Usammala, ma stamma accorta a dose, che non è vera che restano solo un coppa carta, so come freccia, so una saetta, e tra la strada dritta in tuo cuore. Beh, insomma, è un'analisi questa di quello che significa il rispetto, no? Di se stessi, degli altri, e quindi è fondamentale nei rapporti umani. Assolutamente, Giuse. Io credo che il rispetto sia una delle linee guida, insomma, della vita, come dicevo prima, delle persone, ma anche il giusto utilizzo anche dei termini, il giusto utilizzo delle parole. Oggi, siamo in qualche modo prigionieri di atteggiamenti che in qualche modo, nel momento in cui noi liberiamo alcune parole, che probabilmente non ci rendiamo nemmeno conto che possono ferire gli altri, ce le liberiamo. Noi in realtà invece non dobbiamo liberarci delle parole, le parole le dobbiamo usare. Io in questa poesia faccio l'esempio di Dante, il quale ci ha costruito una cattedrale, nel tempo delle cattedrali, ha costruito la Divina Commedia attraverso le parole, quindi è come se avesse costruito una cattedrale. E anche i termini, no? Voglio dire, spesso si utilizzano i termini, è un servo. Guarda che probabilmente essere al servizio è una delle cose più belle in assoluto, significa essere a disposizione degli altri. È chiaro che se tu lo dici in senso dispregiativo, vuoi in qualche modo minimizzare gli altri. Quindi le parole bisogna usarle per crescere la propria personalità, per crescere all'interno di una collettività. E
Mi piace tutto quello che stai dicendo e a conferma proprio di quella che è il nostro rapporto amicale che è nato al di fuori dei rapporti insomma, giornalistici, eccetera. Cioè il fatto del rispetto reciproco e il saper cogliere nell'altro quello che rappresenta e che può essere anche come amico. Certo. Ieri, oggi e domani. Ieri oggi... Pagina 35. Sì, ci arrivo subito. Beh, questo è un po' particolare come poesia, perché è come se fosse una sorta di film, come io ho preso a prestito il titolo di un famoso film. Lo so. E quindi, la diurna, ha fermato lo pullman, aspettavo mezza che non passava. A così, solo per passare il tempo, mi sono guardata un po' grilla attorno. Teneva un guaglione per vicino, che poteva tenere, non si dice Anna. E tu che stai aspettando alle 17? No, non aspetta nessuno, rispondette. E poi continuando. Teneva tanta suona, quelle che si nascondono all'interno di retta. E che ne fate tutte queste suona? Ci ha dimannato sempre più incuriosito. Ce l'ha gettata a quello signore là. E mi indicai a uno con udito, un cristiano che lente spesso una trentina d'anni, che teneva stampato in faccia un sorriso. Ma rinta all'occhio un'ombra di malinconia. Scusate, trasendo ormai in confidenza, ma che ne avete fatti chi di suona? E essa pronta, ma l'ha già stipata, per non far via collo guaglione. Che ogni giorno la vita poi mette a prova e porta a voto buono e a voto male tempo. Mi suona no, male a chi è tocca, e metti in valigia la speranza e te porto con te per compagnia. E mentre mi diceva queste parole, mi sono accorto che ad impetto a me c'era una signora anziana che mi guardava senza parlare, ma mica sorrideva. Madonna, come assomigliava a papà mia, ma su Peppa come essa mo. Tanto caporico sapeva che papà passava a casa sua, ma non è spontaneo pensare guardando a suo signore così forte, dignitoso e bello, come volesse diventare così quando poi varia che l'anno suo. E poi passava il pullman e io saglietta. Mentre restava fermo posto a loro, e io girando, ma che te, non saglietta? E loro? No, poi tocca a te. Ecco, spiegami questo finale di questa bellissima poesia. Beh, io mi sono immaginato la mia vita. Questa è la descrizione della mia vita. C'era un ragazzo di 16 anni che aveva dei sogni, che ha consegnato una persona insomma, della mia età, che in qualche modo qualche sogno l'ha potuto realizzare ed altri no, ma non li ha voluti sciupare quelli che il ragazzo confermava. E poi guardo a mio padre, guardo alla persona alla quale io in qualche modo mi ispiro anche per quella parola che dicevi prima, rispetto. E dico, magari quando avrò la sua età, come mi piacerebbe essere come lui. E poiché diciamo in qualche modo il pullman è la metafora della vita, no? Sì. E i tre che mi hanno accompagnato in questo percorso si sono fermati, dicono adesso tocca a te, fai il tuo ruolo e poi diciamo... Quando arriverà il tempo della vecchiaia, magari spero di poter essere come padre, ma questo credo che sia, al di là dell'aspetto personale, credo che sia un criterio universale. Cioè noi dovremmo in qualche modo ispirarci ai nostri genitori, alla nostra famiglia, avere dei sogni, delle aspirazioni e allo stesso tempo non sconfortarci se queste aspirazioni, perché la vita ci porta sole e ci porta pioggia, non dobbiamo in qualche modo svilirci, ma continuare il percorso. Bene, noi siamo al termine, è volato il tempo, devo essere sincera e sono contenta di averti ospitato perché c'è necessità di parlare di cultura, ma soprattutto di mettere in evidenza quella gentilezza dell'anima di cui tutti quanti abbiamo bisogno. Quindi ognuno di noi dovrebbe scoprire attraverso la cultura quello che è il nostro carisma, no? E dedicarsi a quello che è il nostro carisma per permettere anche agli altri di riflettere, ecco. E io mentre ti ascoltavo riflettevo e quando ti ho detto, ecco, mio padre è napoletano, nel senso che quei sentimenti di cui tu parli, il rispetto, sono quelli che mio padre mi ha insegnato e quell'amore per Crotone che ci ha lasciato come eredità è nato proprio dal suo amore verso questa città quando è arrivato nella città di Pitagora. Allora io dico sempre che noi dobbiamo guardare al passato, a quello che ci è stato insegnato,
per permettere ai giovani di scoprire attraverso la nostra esperienza quello che possono fare, quello che possono essere. Quindi seminare positivamente e seminare con l'anima è molto, molto meglio che seminare pensando di poter arrabbiarsi, di poter essere, di creare momenti di contrasto. No, c'è bisogno invece di saper costruire un percorso di pace. E in un periodo come questo credo che sia fondamentale. Quindi ti ringrazio di cuore veramente di essere stato qui. E avremo modo di parlare di altri argomenti, perché poi quando la cultura c'è, io sono felice di poterla tirare fuori e di poterla mettere, di poterla far ascoltare agli altri, perché gli altri capiscano quanto la cultura può dare a questa nostra terra un aiuto veramente fondamentale. Grazie a te, Giussi. Grazie amici telespettatori, ci vediamo la prossima settimana.